Allora, appuntamento con le tante discipline legate all'UISP, lo sport per tutti. In studio quest'oggi è una presenza femminile importante, ma c'è il presidente Tiziano Pesce, che è sempre un po' il deus ex machina. Benvenuto Tiziano. Buongiorno. E con Tiziano Pesce abbiamo Elisa Profumo, che è coordinatrice della Lega Danza dell'UISP di Genova. È un nome importante della danza a Genova, che è Angela Galli, consigliere nazionale Lega Danza UISP, insegnante di danza con un curriculum alle spalle notevole, diciamo. Buongiorno. Così. Buongiorno e benvenute. Buongiorno. 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 Allora, nomi importanti per chi segue la danza. Io ho avuto il piacere di presentare diversi saggi anche dell'UISP, quindi insomma ho vissuto un po' anche dietro le quinte, so l'organizzazione, la bravura, la passione e la capacità. Allora, perché siete qui? Perché è in programma nel fine settimana Variazioni. Ecco, ne vediamo già alcune. Le immagini ovviamente sono immagini scure perché sono girate in un teatro. Chi comincia a parlarne? Angelo o Elisa, di questo appuntamento? Comincio pure io. Elisa, allora. Allora, sì, io inizierei dicendo appunto che la Lega Danza UISP Genova, ovviamente per chi non la conosce, ha avuto una notevole crescita, soprattutto insomma, in questi ultimi 4 anni, perché abbiamo coinvolge attualmente oltre 7.000 tesserati e oltre 80 associazioni sportive e scuole di danza UISP del settore, quindi diciamo una forte crescita soprattutto grazie ovviamente alle nostre associazioni scuole di danza UISP affiliate a noi e probabilmente anche grazie a un calendario molto fitto di manifestazioni che ogni anno la Lega Danza UISP Genova propone, e loro sono sempre attive, quindi le coinvolgiamo molto in questo. Poi sono manifestazioni che partono da dicembre fino a giugno, per cui insomma ce ne sono parecchie. Questo è il clou, diciamo, momento in cui poi, esatto, insomma, il saggio è un po' la summa di tutto quello che si fa durante l'anno. Esatto, eh? E invece appunto parliamo di Variazioni, Variazioni ormai diciamo che è all'ottava edizione e è un concorso nazionale di coreografia proposto e organizzato dalla Lega Danza UISP Liguria e dal comitato UISP di Genova. È una crescente, diciamo, ormai presenza per l'UISP e le scuole che vi partecipano sono davvero tante. Quest'anno saranno oltre 35 scuole di danza iscritte a questo concorso, che vengono non solo ovviamente da Genova e quindi, ma anche proprio da fuori regione. Ci sono quindi scuole da Firenze, Udine, da Novara e quindi ovviamente anche da Genova, Imperia, La Spezia, Savona, quindi diciamo sono davvero tante. È un'adesione davvero notevole che è andata ben oltre le nostre aspettative. Infatti si alterneranno sul palco. Il palco è lo splendido palcoscenico del centro congressi di Genova del Porto Antico, nella sala maestrale, ben oltre 1.000 danzatori e danzatrici, quindi sono davvero davvero tanti, nei vari generi della danza classica, neoclassica, moderna, contemporanea e hip hop. E diciamo che le coreografie sono davvero tante, sono ben 200, per cui un weekend molto intenso di danza, e ovviamente questo weekend verrà diviso in due giornate. E la suddivisione delle due giornate è in 3 spettacoli, quindi lo spettacolo pomeridiano che ha inizio alle ore 13:30, dove si esibiranno gli assoli baby, gli assoli signores di ogni genere, quindi che vi ho elencato prima, i passi a due, i duo e i gruppi baby. Mentre il sabato sera lo spettacolo inizierà alle ore 20 e ci saranno tutti i gruppi signores di ogni genere e tutto l'hip hop. Mentre la domenica, sì, molto vasto. Poi andiamo, esatto, ai giurati, perché ci vorranno, essendo un concorso, bisogna vedere insomma chi sarà la giuria. Mentre la domenica lo spettacolo inizierà alle ore 14 e ci sarà insomma tutta la categoria juniores in tutti i generi, quindi diciamo un weekend davvero intenso. Poi al mattino ci saranno le prove, per cui saremo lì praticamente dalla mattina fino a oltranza, quindi un bel impegno. Allora, Angela Galli, giurati,
di prestigio, fama, di prestigio, come è giusto che sia. Come è giusto che sia, perché i ragazzi avranno così il modo di confrontarsi con persone veramente influenti nel campo della danza, e spero che questi giudici al termine del concorso abbiano il modo di dare anche dei consigli agli insegnanti e agli allievi, in modo che il concorso non sia soltanto l'aver vinto un primo, un secondo, un terzo premio o attestati, ma anche proprio un momento di confronto per crescere per tutti gli allievi e per noi insegnanti. I giurati sono Alessandro Papa, per quanto riguarda l'hip hop, che è assistente di Daniele Baldi, quindi ha una grossa influenza nel campo di questa disciplina che sta prendendo sempre più piede. Poi abbiamo Roberta Fontana, che si occupa dell'insegnamento del modern all'istituto dello IALS di Roma, che è uno storico istituto che è dell'addestramento dei lavoratori dello spettacolo, dove 1000 anni fa andavo a studiare quando studiavo all'Accademia, quindi incontravamo i primi coreografi televisivi, Renato Greco, Maria Teresa Dalmenico, abbiamo visto cose molto interessanti in quegli anni. E poi abbiamo Ciro Beffi per la danza classica, un danzatore napoletano di solida formazione accademica, che ha danzato in molti teatri lirici, nelle fondazioni lirico-sinfoniche italiane, e quindi ha un solido curriculum sotto questo profilo. E poi abbiamo Davide Bombana, che è un coreografo internazionale, un danzatore di, anche lui, di formazione assolutamente accademica, perché ha studiato alla Scuola della Scala sotto la direzione della signora Prina, poi è stato un primo ballerino nel teatro, quindi è andato all'estero e ha lavorato come direttore del ballo in Scozia, in Inghilterra, in molte realtà all'estero, come dire, Nemo Profeta in patria. E l'anno scorso è stato, non questo anno, ma nel 2012, è stato il coreografo del concerto di Capodanno a Vienna. Quindi per un coreografo arrivare a quel traguardo è sicuramente un onore. Lui si occuperà del giudizio della danza contemporanea, ma la cosa bella di questo concorso, dei giudici di questo concorso, è che secondo il mio parere, data la loro formazione, possono veramente interagire, interloquire sui vari stili di danza, cioè non abbiamo dei compartimenti stagni, bensì possono veramente scambiarsi delle idee, in quanto sicuramente la giudice dello IALS di Roma, Roberta Fontana, interloquirà parecchio sul contemporaneo con Davide Bombana dialogherà con Ciro Beffi, si scambieranno idee, perché il momento di confronto, ecco. Molto, ecco. Perché il senso della danza oggi è quello di non rinchiudersi in settori molto compartimenti stagni. Sì, tanto so che portate anche, qui vediamo anche i momenti della premiazione, vediamo proprio Elisa Profumo, vediamo Tommaso Bisio, insomma la premiazione finale. Sì. Abbiamo purtroppo soltanto un paio di minuti ancora. Dicevo che portate la danza in location, come si dice oggi, insomma in posti suggestivi, al di là dei teatri, c'è anche questa vostra intenzione di allargare i confini? C'è già, nel senso che sta già avvenendo da anni, nel senso che, non per essere presuntuosi, perché, però guardando i grandi, per esempio Maurice Béjart negli anni 60 e 70 aveva portato la danza negli stadi e li riempiva, e soprattutto li riempiva. Quindi era uscito fuori dai soliti luoghi canonici, i grandi teatri, le grandi istituzioni. Quindi WISP da anni organizza Gioca Gin, che è una manifestazione sempre a scopo benefico, i cui ricavati vanno sempre a donne in difficoltà in tutto il mondo, e le donne mi sembra che in questo momento sosteniamoci, come dire, abbiamo un minuto e mezzo, volevo tornare perché dobbiamo purtroppo chiudere, Elisa per la prevendita, e poi dobbiamo accennare alla corsa, perché purtroppo oggi è mancato anche Pietro Mennea e lo ricorderemo, ma la corsa Sestri
sotto la pioggia, è stata un successo domenica scorsa. Elisa, velocemente, i biglietti, prevendita? Fino diciamo, a venerdì i biglietti saranno disponibili presso i nostri uffici di Piazza Campetto 7 interno 13-14, mentre da sabato e quindi anche poi tutta domenica ci sarà ovviamente il botteghino nella sala maestrale proprio all'ingresso del centro congressi del Porto Antico, e quindi chiunque ecco, può acquistarli lì. Notizie poi naturalmente sul nostro sito, sul sito WISP. Vediamo le immagini di domenica. Tiziano, ti chiedo di essere veloce, sì, è stato un gran successo. Un grande successo, nonostante davvero pochi gradi centigradi di temperatura e una pioggia copiosa che ha accompagnato i podisti dalla partenza di via Sestri all'arrivo in piazza Baracca. Però oltre 220 partecipanti, vediamo appunto le immagini delle fasi, delle ultime fasi organizzative prima della partenza, un successo che ovviamente ci ricorda che poi la prossima tappa del Grand Prix WISP di Adora sarà Vivicità 7 aprile, ma sicuramente ci entreremo. Condoglianze a nome di tutta l'WISP per la famiglia di Pietro Mennea. Ovviamente non viene a mancare solo un grande campione, ma viene a mancare una persona a noi davvero cara, perché al fianco dell'WISP, al fianco del Trionfo Ligure e dell'Universale Atletica Don Bosco, Pietro Mennea con la sua fondazione è stato vicino proprio in questa fase di start-up della nuova gestione di Villa Gentile. Quindi a Genova lo ricordiamo davvero con profondo dolore. Cordoglio anche da parte della nostra redazione. Con questo ringrazio Tiziano Pesce, Elisa Profumo, Angela Galli. Vi aspetto presto ancora. Giovedì prossimo, ricordo, consueto appuntamento con WISP Magazine.